Bla bla bla. Questo è perché stai spippolando prima di iniziare, ammettilo che hai rotto qualcosa. Allora, alza, è il massimo. Ciao, bentornati. Ritorno scoppiettante, mamma mia. Allora, mi hai fatto perdere il filo. Grazie a Luna Rap che si iscrive per il quarto mese, il Bardo Ballerino per il quindicesimo, Buodan per il settimo, Giapozzessere per il decimo, Signor Kenway per il sesto, Ricarar per il quarto, Ramakapuz per l'ottavo, Marco Pesco per il diciannovesimo, Frabot per il... no, 127 per l'undicesimo. Lord Elcro per il dodicesimo, Mikatsuki Gabriel per il ventitreesimo, Elliot per il nono, Stabi 23 per il quattordicesimo, Alessio Cali per il nono, Irulino. Ce la posso fare, aiutami. Cosa stai facendo? Irulino per l'undicesimo. Alok 98 per il sesto, Ilario Alberti per il 27esimo, Dave 22 Ita per il 31esimo, Valeria Trigghi per l'ottavo, Davide Ceretta per il 22esimo, un Antilope 32 per il decimo, La May per il decimo, Omega Fedes per il 27esimo, Dragfain 99 per il settimo, Runway 00 per l'ottavo, Super DJ T per il quinto, Elia Lor per il 23esimo, Ellen Cree per l'ottavo, Laila 25-46 per l'undicesimo, Kuzira 26 per il 31esimo, Whips per l'ottavo. Grazie anche a Ruka Cookie. È Grazie Rukak. Il Rukak. Emperor Lotus per il decimo, Ceci00 per il diciottesimo, Rove per il tredicesimo, Albus Corvus Corax per il settimo, Quilava Ayan per il trentunesimo, Francesco Manzo 2196 per il venticinquesimo, Toon Gamer per il ventisettesimo, Tommy Rook per il tredicesimo, Chaos Penguin per il Bella sta live quarto. addirittura del sub. Ele Casella per il settimo, Mirko T80 per il ventottesimo. Li ho letti tutti. Sì, ci No. garberebbe. Jade Skewt per il terzo. Sono in pari però. Oh, sono in pari. Allora, intanto abbiamo un banner. Vuoi fare tu gli onori di casa del No, banner? stasera. Ok, allora, per scoprire di più sul banner che vedete qui sotto, qui, in direzione del mio dito qui sotto, in diagonale, stasera, quando Sekiro in live. Chi ha promesso Sekiro in live? Infatti, io no. Allora, Però Fall Guys giovedì sì, Fall ragazzi, sì. Guys, sì, Fall Guys Ragazzi, lo Fall Guys sarà una vedrete. rubrica free bestemmie, ma ne parleremo No, stasera. no, no, non ti metterebbe bestemmia, per favore. Allora, siamo tornati con un gioco che è stato uno dei miei giochi preferiti quando ero piccola. Avevo pochi giochi, però tra i pochi che avevo questo. Intanto Pini Y. Piniuiar si iscrive per il settimo mese, grazie mille Mirai 8 anche per il settimo, e Sottile 95 per il 29esimo, e Gardenic Toss per il 26esimo. Dicevo, e anche Borto 01 che si è buona per la prima volta, grazie mille. Intanto abbiamo fatto livello 4 tutto insieme, e arriva anche Lolzichan per l'ottavo mese, anche Darky Boy per il settimo, grazie ragazzi, che bello. Allora, che cos'era? Ciao Ferdi. Ciao anche a tutti i modini, ciao Quilava, ciao Lepta, ciao Marcolino Patata, ciao a tutti. Allora, grazie a Pita Minder 98 che scrive per l'undicesimo. Che cos'è Timone Pumba? Jungle Games è una raccolta di giochini stupidini, ok? Non è niente di particolarmente groundbreaking nel panorama videoludico mondiale, ma è un gioco un sacco divertente, quindi io direi, senza ulteriori esitazioni, mentre Takeru fa un Golden Seppuku, Golden di Bentornati, spero abbiate passato le buone vacanze e vi siete riposati molto, molto. E intanto Selene 89 si abbona per il 16esimo mese, Yuki Evergarden si abbona per il quinto, e Masutero 471 si abbona per l'ottavo. Oh, allora, e Sir Crusaders anche, 17esimo mese, che bello.
Rimangiati quel che hai detto, è un capolavoro. Vabbè, io non voglio, cioè, a me piace un sacco, però capisco che magari qualcuno lo vede e dice ok, è una raccolta di minigame basati su altri giochi più famosi. Tanto BB01 si apre per il 17° mese, possiamo giocare a riconosci il gioco originale. Vi piace questo nuovo cappello? Mi piace un sacco. Allora, è quello con pinball e la cerbottana, sì, esatto. Andiamo. Intanto andiamo. Un po' di tosse. Ditemi com'è l'audio. Ditemi se è troppo alto, troppo basso, forse troppo alto. È alto. Grazie tanto al pescatore di carpe per il 7° mese di abbonamento. Welcome to our humble home. Come in, relax, take off your shoes. Quanti FPS tutti? Grazie anche a Luca Red 23 per il 14° mese di sub. Ovviamente la intro non si skippa, So, if you're ready, we present our one and only, soon to be franchised, Jungle Arcade! Jungle Arcade! Jungle Arcade! Cue the hippo. Hi-yo, Pumba! Away! Neanche io mi ricordo i tasti! Li scopriamo insieme. Secondo me era quella tastiera. Grazie a Lady Bizarre 97 per il secondo mese di sub. Allora. Or you can take your time and click on hidden points along the path to uncover special goodies. Oh! Grazie anche a Kinder97 per il 12° mese di sub. Di che anno è? Del 95, credo. Allora, oh, adesso abbiamo il mouse. Con cosa facciamo una poll? Con quale gioco cominciamo? Con il pinball, lo shooter, il bug drop, happy hippo, cioè hippo, hip hop, o il burper. O il mouse che va troppo veloce, tra l'altro. News from the underground. Good bugging, Captain. Lui era uno dei miei personaggi preferiti. News from the underground. Good bugging, Captain. Poi c'era anche lui. E lui? Lui? Qualcuno qui in mezzo? Intanto grazie a Marco Carra 7795 che si iscrive per il 5° mese. Allora, certi nomi, lo so. Anche lui? Ah, lui faceva la danza, aspetta. Poi lui. Facciamo solo così. Questo. Era una tigre. Un giaguaro. I thought I told you to put the props away after we finished. Sorry.
lui. E poi non mi ricordo, mi sa che li abbiamo visti tutti quanti. Intanto grazie a Samuel Evans che si abbona per il 13° mese, Fox Gamer 4563 che si abbona per il 17°. Vince Hip Hop, che è praticamente parente di Frogger. Welcome to the banks of the breathtaking Don't Wanna Cross It River. As my guide, you have the distinguished job of helping me cross the river. Questo era il gioco in cui morivo più velocemente di tutti. Or simply put, my life is in your hands. Hurry up, Timon! I got the shishka beetles on the grill. Save some for me. We kind of gotta hurry up, so if you're ready, let's hop to it. Allora, i tasti. E non mi ricordo. Ok. Fantastico. Rules, keyboard. Ok. Jump forward con la freccia in alto, giusto. Jump backward con la freccia in basso. Move left, move right. Ok. Jump left. Credo di non averlo mai fatto. Quindi. Ok, con barra spaziatrice e le frecce laterali possiamo anche jumpare di lato. E con la Z puoi fare un salto più lungo. We're running low on potato bug Ah, salad. sì? Era esattamente come andava. Ah, ma quindi se salto e basta. No, non lo prenderò mai. Salta avanti. Oh. Salta! Non sto capendo per quale motivo non salta. Qual è l'obiettivo, però? Allora. Ogni tanto salta con la barra spaziatrice. Ogni tanto ha bisogno di mettergli anche avanti per saltare. Quindi non sto capendo se ne ha sempre bisogno o no. E poi una volta che sono di qua, cosa faccio? Torno indietro. E adesso? Io ve l'ho detto che questo era quello in cui morivo subito, ok? Allora, intanto grazie a Kivel che si iscrive per il 29esimo mese, anche a Giordano che si iscrive per il 29esimo mese, BadBug96 che si iscrive per l'ottavo e Akira Lucifer che si iscrive per il sesto e Beatrice Bibi che si iscrive per il terzo e Grandmastro che si iscrive per il nono. E vi ho letti tutti, a posto. Allora, Portimon. Mai capito questo gioco? Vabbè, proviamoci di nuovo. Allora. No, non volevo saltare di lato. Voglio questo insetto qua. Allora, posso girare il campanellino qua? Io salto. Avanti. Salta avanti. Ok. Davvero non capisco. Perché ogni Sto tanto. guardando la live, ogni Ma volta che salto si sente io ti giuro. No! Ai,
ho fatto la proata. Ho detto. Non capisco se basta saltare. Vabbè. Saltare in avanti o no. Ah, ma posso fare così e basta. Allora vado solo avanti. Ah, ma così è più facile. Fanculo. Allora, torniamo indietro. Prendiamo questo. Ok. Ho capito il trucco, ragazzi. Ho capito il trucco. No, dai, era lì. Era lì. Mi stavo impuntando a usare anche la barra spaziatrice. Ma volevo quella. Oh. C'è niente qui. Oh, sì, te. Posto. Posto. A posto. Ora. Ah no, ok, non dobbiamo tornare niente. Ok. Ok. Intanto Roblox si abbona per il 7° mese. Freedom Walker si abbona per il 17°. Dragon Blood 7707 si abbona per il 3° e Violetta tutti i nuovo. Ah, questo ti faceva saltare. No, avevo una vita sola, peccato. Devo farlo però. I traumi del PC di mio padre che crashava se giocava a questo Rayman. Abbiamo fatto un altro record. Facciamo un'altra partita. Oh, cambiamo gioco. Direi cambiamo. Però è anche vero che ho capito soltanto adesso come funziona, quindi potrebbe aver senso fare un ultimo giro. Il record è superabile, beh sì sì certo. C'è Pinball che aspetta. No, il migliore è quello tipo Puzzle Bubble. Arriviamo a 10k, va bene. Va bene. Obiettivo in 10k, mi sta bene. Ora che ho capito come funziona lo possiamo fare. Non penso di essere mai andata oltre il livello. Ma perché? Ma mi ha fatto un doppio salto, ma che vuol dire? Dicevo, non penso di essere mai andata oltre il livello 2. Perché quel serpente me lo ricordo. E mi ricordo anche che mi uccidevo ogni volta. Intanto grazie a Venta21 che si abbona per l'ottavo mese. Oh. Ma io posso tornare lì a chiudere anche quello? O devo per forza tornare fino in fondo? Ok, no, devo tornare fino in fondo. Ma cosa perdi tempo? Perché adesso sì e prima no, vabbè, ho perso il conto, non importa. Dato grazie a Gonfrix che si abbona per il 2° mese, Ale Mask 35 che si abbona per il 3° Shiny Weavile 97 che si abbona per il 15° The Pac-Man 88 che si abbona per il 12° e Violetti tutti. Ok, allora, non prendiamo il signorino là. Ok.
Che belli sono questi ippopotami che vanno velocissimi. We made it. We made it, siamo ancora all'inizio. Watch a step. Volevo prendere quello con l'insetto, ma non ce l'ho fatta. Prendiamo questo e vai. Dai! Al pelo! Riprendiamo il serpente. Solo per cascare in acqua. E l'uovo quanto dà? Non ho letto. No! No! Affanculo. No! Stavolta c'ero! Mi sono morta. Mi sono ammazzata da sola. Mi sono morta, ragazzi. Intanto grazie a Next Kira che si iscrive per il 26esimo mese, Fabio K che si iscrive per la prima volta, un gioco importantissimo con cui iscriversi, e Giacomo 1994 che si iscrive per il secondo mese, grazie mille. Abbiamo superato 10k, che era il nostro obiettivo, siamo ufficialmente soddisfatti. Sì, ci sei morto, sì sì. Ok, qual è il prossimo gioco? Chi era il secondo? Arriva a 20, no? Basta. Chi era il secondo? Pinball, va bene. Jungle Pinball. Ah, c'è anche il camaleonte. Ah, no, no! No, no, dovevamo arrivare da loro, cazzo! Li potevamo buttare giù come birilli. Con... i cosi, come si chiamano? Gli avvoltoi. Pronto per il Switch Rivals. Sì, sì, di Timone e Pumba. No! Those bugs are the pinballs! You're reading our game! Oh, grazie a Kaido Mick che si iscrive per il 15esimo mese. Thank you! Keep your hands on the flippers and your eyes on the ball. Let's rock and roll! Have fun! Ok, abbiamo... Zeta... Flippers, ok, shake, enter, va bene, ce li ho, ok. Ok. No, non l'ho preso! Quale sta prendendo allora, cazzo? Eppure diceva... Ok, lo prendo, però non prende nessuno degli slash che ho sulla tastiera. Banalmente provano tutti i tasti. Ho tolto la musica. No, non funziona. Ok, eccolo, perché meno? Ma perché meno? Ma soprattutto come ho fatto a togliere la musica? Cosa ho cliccato? Ah no, l'ho abbassata tipo? Ah, tieni conto del layout americano, va bene. Ok, allora, andiamo. Ok, ora funziona. Preso lui. E allora? Ah, è là sopra. No. No.
È tornata una più bassa. Sì, che cazzo ho schiacciato? Aspettate, ora vedrete un attimo. Nero. Facciamo così. Ok, allora. Sente meglio? No, 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 cosa fate voi tre? Oh. No. Bravo cosa? Oh. Oh. Oh no! Ma ne ho ancora una là sopra di pallina, ridammela! È mia! Ridammi quella pallina. Non mi ritengo soddisfatto. Anche perché abbiamo perso una pallina subito. Troppe marmotte. No, infatti, infatti. Allora. Dai, ma che sfiga! Aspettate un attimo che ho spostato una cosa qua e non la vedo più. Vai. Intanto, cosa mi stavo perdendo? Mi stavo perdendo. No, non li vedo. Sono troppe iscrizioni, ragazzi. Aspetta un secondo. Allora. Ero arrivata a... Se no non riesco a leggervi. Missy 8 che si iscrive per il terzo mese, Ashalantos che si iscrive per il 17esimo, Davide Cerreta con la donazione, grazie mille, Barba 9696 che si iscrive per il quinto mese, Alistair Dark che si iscrive per il quinto mese anche lui. Vai, ora ci sono. Allora. Ecco perché non ci giocavo mai a questo flipper, mamma mia, davvero. Oh! No! Oh! 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 Oh. No, ma dai! Uff! Uva. Però siamo arrivati a 21.520 punti, dai. Cappotta il flipper. Davvero. Bene. Direi che possiamo fare un nuovo gioco. Qual è il prossimo? Giustizia per il flipper. Ridacci i gettoni, infatti. Era ed è ancora il flipper più difficile a cui ho giocato. Oh, c'è la tartarughina. News from the underground. Good bugging, Captain.
Nel prossimo gioco. Intanto John di Felpato si abbona per il quarto mese. Thank you. Io non ho potuto vedere il... come si chiama? Ah, la Iena che ridera. Non ho potuto vedere il sondaggio aperto. Quindi al terzo posto chi c'era dopo il flipper? Mag drop? Allora a posto, siamo già qua. È vero? Ma no, tutte le facevo queste cose. Questo era il mio preferito in assoluto. Io ora ve li faccio vedere tutti e poi il resto del tempo che avanza, tipo un'ora e mezzo di live che avanza, la facciamo... No, un'ora e mezzo no perché avanza adesso, però un'ora di live che avanza dopo averli visti tutti, la facciamo tutta su Bug Drop. Questo è fondamentalmente Tetris. Cioè più o meno è una cosa... è una cosa a metà tra Tetris e... boh, non so. Puyo Puyo? Sennò che non ci ho mai giocato Puyo Puyo. Allora sì, ci sta che sia quello. Se mi dite che... ecco sì, a Dr. Mario ci somiglia, sì sì sì. Bini. Allora. Ok, rotate... questo. Ah, non ho visto i comandi di... non ho visto i comandi di Pumba. Quindi guardiamo Timon per forza. Funziona come... no! Come li giro? Ok, con... punto due punti, va bene. E se voglio girare in un altro senso come faccio? Attacco. Madò, quante ore ci ho passato. Cosa? Sort of. Sono uomini. Uomini? No, non sono uomini. Sono insetti. Perché loro due mangiano insetti. Contro chi giochi? Contro il computer. Ah, cioè okay. Contro... ma non c'è una lore. Che lore? Non c'è qualcuno che devi battere. Va, puoi giocare in due giocatori. Poi possiamo fare una partita io contro di te. Perché non te la senti? Non te la senti di giocare contro di me? Non cogli il guanto di sfida? No. Tu che vuoi sfidare sempre per qualunque cosa? No. E... no, mi hai distratto, cazzo, ne ho messo al contrario! No! Maledizione. Sì, che poi era, gli aggiungeva anche tipo i sassi. Se facevi le combo era da stronzissimi.
E vince Timon. Ti dicono che sei una pussy. Jay? Ti dicono che sei una pussy. No, lo so, lo so. Vai. È uno spoiler di una cosa di domani. Ok. Penso di essermi superato. È successo questo, ok? L'ho fatto davvero. Cioè, la gente è si domani animale che lo trova. È bellissimo. Ecco perché sembrava così reale. Perché è reale. Ok, è molto. Primo giorno è già spoiler. Sì, sì. Intanto, grazie a John Di Felpato per il quarto mese di iscrizione. A Cree 1759 per l'ottavo mese. Comunque, ragazzi. Spoiler della Dammato, allora devi essere timeoutato. Mi piace. Ragazzi, questo era il gioco che mi piaceva di più in assoluto di questa collezione. Io mi mettevo lì e giocavo con i miei buggini. Se mi dite che Puyo Puyo è così, allora non penso che giocherò mai a Puyo Puyo, perché è letteralmente un mio punto debolissimo la roba in questo modo. Cioè, sono capace di passarci le ore. C'è anche questa musichina bellina, caracci. Che cacchio faceva lui? Non me lo ricordo più. Ah, li faceva esplodere tutti. No! Bomba! Dobbiamo diventare più aggressivi per il nostro gioco. È questo che mi stai dicendo. E noi lo facciamo. Va bene, va bene. Noi lo facciamo. Ma non è per niente giusto. Ma anche io sto facendo un sacco di cose. Perché non ti arrivano miliardi di rocce? Che modo di fare è questo? Bingo. Allora. Adesso, se non ti arriva niente adesso, dai, ho fatto anche in combo due diversi. Oh. Oh, dagli le secche. Ma non è giusto! Ma ho fatto di nuovo una combo e non gli ho dato niente!
Pumba, stai barando. Oh. Poi diceva una roba tipo decisions, decisions. E non ho mai capito se dicesse effettivamente decisions, decisions o qualcos'altro. Ma... beh, dai, hai perso. Via, giù. Puma Cittonia, ma veramente? Quanto cheating! Intanto grazie a Vittorio B1 che si iscrive per il 9° mese. Marco Chip che si iscrive per il 26°. Grazie a entrambi. Ma io comunque su sto gioco sono arrugginita, ma mi ricordo che ai tempi d'oro ero arrivata a fare talmente tanti punti che i segnalini, quelli centrali, quelli dove c'hanno le zampine segnate, avevano cambiato forma. Perché tipo ogni 5 partite, ogni tot, non mi ricordo mo quante, cambiano. Volevo metterlo esattamente al contrario. Però vabbè, l'importante è che gli sia arrivato un po' di pietre a Pumba. Avesse fatto lui una combo del genere, io sarei piena adesso. Ah no, ok, gli sono arrivate a scoppio ritardato, va bene, dai. Guarda, che roba. Oh, ti faccio fuori, Pumba. Guarda come stiamo giocando aggressivissimi. No, ha fatto roba, quindi ora mi arriveranno le rocce sicuro. Ok. A un certo punto arriva un momento in cui qualunque roba fa lui, anche se non le mette in combo, semplicemente perché scoppia qualcosa, ti tira giù 7-8 rocce così. Maiale sta barando, sì sì. Zaborg Fury intanto si iscrive per il 30° mese, grazie mille. Neconomicon TV si iscrive per il 6° mese. Grazie. Grazie carissimo. Il signor Maiale bara, sì. Ma che ce ne facciamo di una bomba subito? Ah beh, ce l'abbiamo anche lui, ok. Vedete ragazzi, finiamo la live qua. Il resto della live è questo. Scappate tutti. Le imprecazioni che fanno loro due sono la parte più bella. Comunque anche quando ci giocavo da piccola, giocavo girando sempre le bestie in un senso solo. Cioè i comandi prevedono che tu possa girarli sia in senso orario che in senso antiorario, a seconda delle tue esigenze. Ma io li giravo sempre solo in un senso, perché altrimenti finivo per
volerle girare in un modo, confondermi, girarle nell'altro e finire per perdere tempo. E quindi piuttosto preferivo privarmi magari dello shortcut e del poter evitare di fargli fare il giro completo per arrivare dove volevo che fosse. Però evitare di confondermi banalmente. Puma ne sta scoppiando un bel po' però, eh. Io ho paura mi stia per caricare una... Ah, ok, no. Poteva andare molto peggio. Quelle di prima erano inspiegabili. La scarica di pietre che mi ha mandato nei livelli di prima era assurda. Più che altro un po' ingiustificata. Non stava facendo chissà che roba da motivare così tante pietre nella mia partita, ma ok. Onesto. Ah, vediamo se riusciamo a farli scoppiare. No, ma musichina molto catchy, sì, assolutamente. Grazie, intanto grazie a King5Mod che si iscrive per il 15° mese. Che bello. Mi si iniziano a incrociare gli occhi, no? Comunque quello in cui sapevo giocare di meno in assoluto è quello dei rutti. Quello era ancora peggio di Apipo, cioè di Hip Hop. Ma perché hai fatto quella colonna assurda? Intanto l'intelligenza artificiale di questo gioco dà tipo i numeri. Cioè si è bloccato completamente tutta la prima colonna. Ok. Molto safe come playstyle, devo dire. Rende le cose un po' più interessanti, dai, però senza esagerare, eh. Non volevo spostarla in realtà. Ok. Voglio un verde, mi dai un verde? Grazie. No. No. No, ok, safe. Qui. Ah, quello potevo girarlo di là, vabbè. No, no, l'ho girato al contrario, maledizione.
Comunque le cose che canta sono bellissime. Dai, su, arrenditi! Arrenditi, t'ho fatto il culo. Ma perché? Oh. E comincio a trovarlo leggermente poco obiettivo il modo in cui vengono distribuite le pietre in questo gioco, Però rimane il migliore della collezione. Se la gioca con lo shooter era tanto divertente. O almeno me lo ricordavo divertente. Ma che lo riproviamo, poi ve lo dico se è ancora divertente. E dai! Pensandoci, devo andare di là, vabbè. Oh, fantastico. No! Ho premuto troppo presto. Vabbè. Direi che comunque la situazione è ottimale. Più che ottimale, dai che abbiamo vinto. Ma come? Ma che mi significa? Dai! Ma non è giusto! Ma mi appello al... non lo so, ora perdo. Ora mi deconcentro e perdo! No! Devo andare un pochino più là. No, ma dai! Ma che vuol dire? Ma ma come? Boh. Sono allibita. That wasn't very nice, tua mamma. Non ci arriva quel gioco. Ma dai, ma che cacchio, ma dai! Ma che modo di fare è? Beh, facile così. Beh sì, l'avevo vinta sì, ma non so quante volte l'avevo già vinta. Da reportare, sì. Intanto grazie a David Crash che si iscrive per l'ottavo mese. E Luke C1P8 che si iscrive per il 14esimo. Michael Zambelli che si iscrive per il 16esimo. E Lore Broom che si iscrive per il 4. Grazie mille. Che cazzo ho appena visto? No, davvero. Però non mi ricordo quando si muore. Pumba Team Sidonia. La rivincita, sì. Ma vabbè, non mi ricordo quando si muore. Vediamo quando si muore. Tanto di questo passo moriamo veloci.
Dai, oh, la prima kill de- oh, bene. Kill. Insomma, i primi insetti scoppiati del gioco sono miei, almeno qualcosa devono valere, oh. Allora. No, no. Cioè, che poi le pietre a lui gliele mette dove non c'è niente. Gliele ha messe tutte quante insieme in una zona dove non aveva nulla. Praticamente manco gli davano fastidio. A me l'ha messo in modo da coprirmi tutto quello che stavo facendo. Va bene. Va bene. Non ci facciamo scoraggiare da Pumba che gioca sporco e scorretto. Oh, le abbiamo tolte tutte. E ora che le abbiamo tolte tutte sarà il momento giusto in cui ce le rimette. Eccola. Facciamo così. Blu. Buono. Gentile, sono solo, grazie. Oh, prima è stato boh. Mai visto. Come perdere una partita vinta 5 volte. Perché? Perché cos'erano queste? Cosa ha fatto? No, non ho fatto in tempo a girarlo, maledizione. Ma... boh, ragazzi. Cioè... diventa... una lotta un po' impari. Mi sa che comunque dovrei trovare come si fa a girarle dall'altro senso, perché non posso vincere se no. Ma non posso vincere, basta, mi sa. No, ho bloccato il verde così, maledizione. No, raga, ho perso. No, 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 dovevi andare là. Vabbè, ok, dai. Ma... no. Sono confusa tra rosso e viola, merda. Pensavo fossero uguali. Beh sì, certo. Ovviamente. Ora dai un giallo, thank you. Boh, non c'è più spazio per far niente. No, quel viola mi serviva, maledizione. No! Ok. No, no! Vabbè, ok, ok. 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 Fammi mettere quel verde lì. Oh! Oh!
No! Ragazzi, è una partita agguerritissima, cioè è il vero competitivo della mia vita. No! Non posso parlare, cioè se parlo mi incarto e faccio cazzate e non me le posso permettere. Ha vinto Pumba. Ha vinto Pumba. I meant to do that. Cursor the castle, minchia davvero. Troppa ansia. Intanto grazie a Etam che si iscrive per il 24esimo mese, a San Marvash che si iscrive per il 5, a El Davido Fermento Tattico che si iscrive per il 26esimo, a Genio 282 che si iscrive per il 5. Ferdi, ma io non la vedo, cioè io c'ho lo schermo. Cioè, nel senso, è pace. Allora, dai, no. Quando moriamo, Pumba, ammazzaci ormai. Ammazzaci, dai. No, devo scoprire come si fa. Ah, era questo, probabilmente, ok. Quindi, se li giro così... sì, vabbè, lo guardo con due che hanno lo stesso colore. Non me lo ricorderò mai a memoria. Boh. Mi confonderò, sicuro. Qua. Io devo ancora capire con quale logica gli spedisce le pietre, perché mica lo so. Cioè, sicuramente più fai combo e più rompi il cazzo all'avversario. Però non capisco con quale criterio mi calcola nel mio campo decine e decine di pietre. Cioè, che cazzo fa Pum? Cosa fa Pum? Che ovviamente non è che lo sto guardando. D'accordo. No, vabbè, questa è ancora piccina. È ancora gestibile. Oh no, la tosse.
Allora, ma se io speedappo un po', no? Un'altra sensazione che ho avuto è che mi stesse punendo per non tirar giù le cose velocemente. Neanche tanto materiale per fare chissà che combo alla fin fine. Oh, grazie del raid, benvenuti! Grazie mille Pokémon Next, siete arrivati mentre stiamo facendo un'importantissima partita. Noi siamo Timon e stiamo giocando contro Pumba, che è l'intelligenza artificiale. C'è il banner davanti. Ma è passato adesso. Che alla fine dura. Alla fine dura poco. Mi sembra inutile stare a spostarlo. Dura solo qualche secondo. Io anche volendo, ora come faccio a spostarlo? Non lo vedo. Ora non lo vedo, come faccio a spostarlo? Lo vedi in realtà. Se vai su. Vabbè. No, devi fare tutto il casino, no? Cioè. Tra l'altro giocherai anche al fine di gioco. Sì, sì, è per quello. Me l'aveva già scritto Ferdi. Cioè, avevo già risposto. Oh no, 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 non devo perdere. Chi si ferma un attimo è perduto. Mi sono disabituata ai pixel di questo gioco. Ok. Perché così tante? Perché lui me ne manda così tante? Io non posso che pensare che stia cheatando, non c'è altra spiegazione. Grazie. No. No. No! Non ho visto! Maledetto! Comunque sì, dopo un po' cominciano a incrociarsi gli occhi anche a me. Penso sia un po' normale. No! No! Oh! No, no, proprio lì. Stiamo finendo lo spazio? Sì, per forza. Ci riempiamo di pietre se rifiniamo lo spazio. Papà, così, dai. No! Che combinazione, che precisione, guarda là! Che strano! Ma dai, ma non ci posso credere! Ma precisamente in tutti quelli che voglio fare! Mi tira giù le pietre! Ma che modo di fare è? Non sei per niente un gentiluomo! Di più. Sono quasi più stronzi questi qui a uno alla volta. Oh, bene. Oh. Oh, ora cominciamo a giocare ad armi pari. Oh.
No. Come è successo? Quando è successo? Perché è successo? Oh no, sto diventando pericolosissimo. Ok. Ok, ok. Dai, dai, questa la vinciamo noi, dai. L'ho detto anche prima. Però dai. Questa la vinciamo noi. Ci posso credere? Dai. Dai, ma che lavoro di pulizia. Dico niente. Non me la gufo. Oh! Oh! Madonna. Madonna, ragazzi. Dando grazie a Maghiro, che si iscrive per il 28esimo mese, e a Sand Marvash, che si iscrive per il 5esimo, che forse ho letto prima, però nel dubbio. Al massimo ti ho letto due volte. Sono... Mannaggia, sono 40 minuti che stiamo giocando a questo qua. Cambiamo gioco, eh. Cosa facciamo? Perdiamo. Cioè, alla fine. Però comunque, tra l'altro, cioè, come fa a avere così tanti punti in meno di me? Cioè, teoricamente, la quantità gigantesca di pietre che mi ha lanciato prima dovrebbe corrispondere a delle mega combo, no? Come fa ad avere così tanti punti in meno? Comunque. Cambiamo gioco. Riavvierei? Perché riavviare? Ragazzi, il record? Non salviamo il record. No. Io voglio salvare. Voglio salvare il record. Live finché non si perde, boh. Raga, iniziamo con una maratona. No, vabbè. Più che altro non mi ricordo quando è che si perde. Cioè, visto che prima abbiamo perso, ma semplicemente è stato punto a lui. Sappiamo cosa fare durante la maratona del parmigiano. Raga, voi non avete idea di cosa ci è venuto in mente. Non ve lo dirò, perché è sotto stretto NDA nostro personale, perché ci stiamo organizzando, quindi quando ci organizziamo non si dice più niente, ok?
Ma abbiamo delle idee particolari. Sotto NDA mondiale, no, esatto. Non voglio perdere il mio record, come faccio? Voglio salvare il mio record. Come faccio a salvare il mio record? Che altro non... Io non mi ricordo più come si perde. Non penso che lui debba superare i nostri punti. Se deve superare i nostri punti deve vincere altri 4 livelli. E ok, diventa improponibile. Però volevo salvare il mio record. Abbiamo fatto 80.000 punti. Beh, forse facciamo veloce. Forse facciamo veloce a perdere. Non lo so perché faccia così. Io non me le ricordavo ste cose. Perdi quanto ti stai divertendo a fare ste clip. Allora. La rupe dei re direttamente, sì. Quando fai abbastanza combo ti esce fuori. Vabbè, anche te, Timo, quanto sei melodrammatico. Esagerato per un singolo sasso. Sto tipo sbagliando tutto. Dai, facci perdere, facci registrare il nostro record e siamo contenti. Tieni Disney. Allora, facciamo come gioca lui. Li mettiamo tutti quanti uno così. Tutti così. E basta. Stai facendo Guinness World Record di... No, vorrei semplicemente salvare il punteggio che ho fatto. Però non so, non mi ricordo più a quanti punti si perde. Cioè, come si fa a perdere, non lo ricordo. Nella tua vita proprio non ti ricordi come si fa. In questo gioco non mi ricordo come si perde, perché abbiamo già perso un paio di volte, ma stiamo continuando a giocare. Non mi ricordo quando è il game over. Dai, ora si dovrebbe riuscire. Volevo completarle tutte. Quando si perde? Quando ci raggiunge? Con la prossima ci ha raggiunto. Non c'è un game over, ti tieni in ostaggio. Ci arriviamo a 85.000 punti, sì. Sì, ci arriviamo. Oh, 85 tondi, bellissimo.
No. No. Ah, a culo tutte ora, eh. Dai, tirami la sfracagnata di sassi. Ok. Dai. 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 Perso. Le fai a casa tutte combo, sì sì. Oh, quindi quando raggiunge il nostro punteggio, abbiamo perso. A posto. Sarebbe stato buffo una mega combo, sì sì. Bene, possiamo segnare il nostro nome in questo bel record. Ora sono soddisfatto. E si vede da perdenti, no, abbiamo fatto apposta, quindi va bene così. Ooh, a wishing pebble. Throw it in and make a wish. See, wishes really do come true. Questo balla. Che bello. Qual era il prossimo? Sling shooter, ok. Ah, aspetta. No, dovevo prenderli. Ah, forse li prendevamo arrivandoci direttamente. Merda. Prossima volta. Il burper per ultimo? Il burper è quello che mi piace di meno in assoluto. Intanto, ragazzi, fra mezz'ora è finita la live. Abbiamo fatto un'ora. Bene. Allora. Behold, our handcrafted, one of a kind jungle shooting gallery, better known in these regions as Slingshot. Now, you might say, "Man, you lost it. It looks just like the jungle to me." But therein lies the beauty of it. I've made a variety of lifelike targets for you, the Slingshot here, to aim berries for varying points. And well, he helped. Worthy, sì, sì. Nella demo c'era solo questo? Ma no. Loro erano tutti da evitare. E invece loro erano tutti da prendere. Vai. Siamo pronti. Che filzoni. Ok, allora. Tu. Tu sì. Tu no, tu sì. Tu sì. Ah, serpentone. No. Keep up the good work, Pumba. Bullseye. No. Non so se quella cazzo di farfalla si può prendere o no.
sparerei a Pumba per prima, no? La nuova modalità di COD, sì sì. Beh, questo era molto, molto... Ma tutti quanti erano molto easy, banalmente. Prendi quelli che devi... Cioè, i bersagli giusti, eviti quelli che ti to... No! Era bellissimo... No! Povero coccodrillo. Il coso che cantava era uno dei miei bersagli preferiti. Pumba! Eccoti! E questo penso sia banalmente da Kant. Che immagino sia... Lo spirito di da Kant. Ora cominciano a essere... No, vero, c'erano comunque le api. Vero. Avevo questo gioco da piccolo, anche un certificato che dimostra che ho vinto, sì sì. E qua! Ho buttato via un sacco di proiettili. Oh! Prendo più niente. Già, quel coso... Dove cazzo? Oh. No! Quello era imprendibile. Senza buttarci tipo 25 cosi. No, finito. Beh dai, direi che ci possiamo ritenere soddisfatti. 36k posto. E l'ultimo che avanza è il burper. Che... Mi ricordo lo odiavo quando ero piccola, non lo aprivo mai. E mi dava un sacco fastidio il fatto che in Timon, in questo gioco, tutto quanto il suo... il suo contributo alla causa è semplicemente rimanere contro quel tronco, continuare a spingerlo. Teoricamente per far cadere la roba, in realtà cambia poco e niente. No, Pumba è il ruttatore, Timon no. Bene, allora. Ok, barra spaziatrice, perfetto. Mondo burp. In che senso mondo? Ok, cosa facciamo con la Z?
Ah, ok. No, ma vai lentissimo, ma come faccio? Ma no! Ma la frutta vale. Ok, sì. Già che tiravo giù il lavandino. Vale tendenzialmente qualunque cosa riusciamo a colpire con i nostri lutti. A scimmia non c'è niente da fare. No! Oh, abbiamo preso qualcosa che era ancora invisibile, finissimo. No, ti prendo. No. Dai. Ok, oh. Siamo riusciti a passare livello 2. Quanta roba. Ma la scimmia non mi fa male, vero? No, sei velocissimo. No. Dicevo, la scimmia se ci passa accanto non mi fa male, no? Ok. Ok. Scusate. No! Sono fatta mordere! Ok. Livello 3, ragazzi. No. Lo guardiamo e andiamo via da livello 3.
quella a due fronti. No! Sono molto confuso, sì sì. Questo è l'ultimo dei Timone e Pumba Jungle Games. Il gioco penso che si ricordi meno chiunque abbia giocato a questa raccolta di giochi. Il gioco meno riuscito tra tutti. In cui devi sostanzialmente riuscire a colpire le cose con i rutti di Pumba. Mentre Timon li ha, boh. Adesso sto diventando super pro. Sto diventando super pro nel gioco più brutto di tutti. Tanto l'unico che ha senso è quello che abbiamo fatto prima. No. Non ho mai visto comunque questo livello prima d'ora. Mai arrivata al livello 5. Poi banalmente è sempre la stessa roba. Hanno semplicemente detto, boh, aumenta, mettine di più. Più gente, più tutto, più insetti. E basta, basta, game over, fammi registrare il record. Come? Posto. Intento grazie a Manus Projects che si abbona per il quinto mese. Avano 91 che si abbona per il 16esimo, no, non siamo ancora morti. Vado a caso mentre non guardo. Anardo che si abbona per il 7esimo. Conastar che si abbona per il 29esimo. Fab Pigliamosche che si abbona per il 30esimo. Grazie mille a tutti quanti, ragazzi. Che poi in realtà è quasi impossibile morire, sai, un briciolo di coordinazione occhio mano che io assolutamente non avevo quando ero piccola. Cioè era ancora peggio di adesso. Dai dai, moriamo, 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 moriamo. Finiamo i proiettili, finiamo i proiettili. Moriamo. Morti! Oh, 50k. Uno dei mini giochi in cui abbiamo fatto più punti. Bene! Allora, questo è... Ah, arriviamo fino qua. Solo per... Ecco, la gioia di fare questo. E... Addirittura livello 6, sì sì ragazzi. Dove vanno? Dove? Ho cliccato lì? Non volevo. Nostro amico? Tutto a posto. Ragazzuoli, avevo voglia di portare questo giochino perché ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto la live in cui ci siamo chiesti cosa fare in live dopo i milioni di live su Animal Crossing. E chiacchierando era venuto di nuovo fuori questo titolo e quindi ho detto, boh, ma perché non farlo? Così tanto per ridere, per ritornare a 20 anni fa. 20 anni fa, ragazzi. Quanto tempo è passato? Ma ovviamente non lo riporterò, anche perché voglio dire,
difficilmente si presta a una serie, era giusto per farvi ricordare. Per te anche Mulan e Hercules, no, io posso portare roba del genere nel momento in cui l'ho effettivamente giocata quando ero piccola, se no perde un po' di senso. Un gioco che mi piacerebbe ritrovare è, penso, l'unico platform che io abbia mai apprezzato. Io non sono assolutamente tipo da platform, e lo sapete. Eppure quando ero piccola al computer giocavo un platform che aveva come protagonista un ragazzino con tipo i capelli vagamente ricci, castano rossicci più o meno, che doveva salvare la sua ragazza che era stata rapita da un alieno, e c'erano i livelli che erano divisi tra i livelli nel bosco, i livelli in un mondo, una sorta di mondo egizio, un mondo medievale e un mondo nello spazio, che era quello poi dell'alieno che aveva rapito sta ragazza qua. E ogni livello aveva un tot di diversi collezionabili. Sì, forse posso provare a chiedere su Commodore Z, ma ragazzi è un gioco minuscolo, non è assolutamente una roba legata a qualche franchise o a qualche nome noto dell'intrattenimento. Forse lui si chiamava Tim, credo. Comunque sì, anche Paperino è un platform che mi piace, vero, vero. Quindi ci sono due eccezioni, Paperino e quello. Anche il platform di Paperino, mi piacerebbe rigiocarlo, quello sarebbe divertente. Comunque, mi ha fatto piacere rivedere un gioco del genere che sinceramente non pensavo avrei mai rivisto in vita mia, a essere proprio sincera. Intanto Dragon Games VGC sia buona per il quinto mese, grazie mille a te e a tutte quante le altre tantissime persone che si sono iscritte oggi, hanno recuperato l'iscrizione. Paperino Ninja. No, no, Paperino era Quack Attack. Sì, Operazione Papero. Porteresti un vecchio Super Mario? No, non ne sono assolutamente in grado. No, 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 no. Posso portare un platform nel momento in cui effettivamente so che sono in grado di giocarlo, perché l'ho giocato quando ero piccolo. Se no, no. E quindi, ragazzuoli, magari in futuro vi porto altre cose che giocavo da piccola. Per quanto comunque uno dei progetti più grossi, se non il progetto più grosso vero e proprio che abbiamo studiato nell'ultima live che abbiamo fatto, era proprio di portare i videogiochi di Harry Potter. E quelli, i primi tre li ho giocati quando ero piccola. Poi non, mi sono fermata a metà del terzo perché non mi stava più interessando. Però i primi due li ho giocati tutti quanti. Quello potrebbe essere una serie. Devo capire un attimino come strutturarla. Oltre a quello, mi piacerebbe magari riportare qualche altro gioco che effettivamente tiravo, insomma, ho giocato durante la mia infanzia, come questo qui. Su questo ci ho passato un sacco di tempo, proprio un sacco, un sacco, un sacco. Io avevo solo PC, quindi PlayStation levatelo sempre dalle mie opzioni, perché non ho mai posseduto una console prima di conoscere Francesco, quindi non, tutto quello che ho giocato da piccolo l'ho giocato tutto quanto su PC. Il terzo era Azkaban, sì, certo, come i film e come prima di loro i libri. Però già aveva cominciato a non farmi impazzire. Buono! Ragazzuoli, io vi saluterei. Questo gioco si presta comunque a una live un pochino più corta del solito. Che poi, cioè, se volete io posso riaprire Bug Drop. Posso andare avanti. In realtà posso andare avanti fino a quando me lo permette Pumba. Stavo per dire posso andare avanti fino a domani, ma non è detto. Che se a Pumba gli gira male, non mi fa fare neanche un livello. Ma direi, continua, ancora Bug Drop. No, direi che con Timone e Pumba ci possiamo
salutare qui, è stato un bel ritorno al passato. Domani sera facciamo un talk, così vi racconto un po' delle vacanze e chiacchieriamo. Ah, più che altro non volevo iniziare, siccome abbiamo detto, abbiamo messo in mezzo diversi titoli, il prossimo in lista, dalla lista che abbiamo fatto, è Typo Man. E non volevo iniziarlo domani per poi metterlo in pausa fino a lunedì, mi dispiaceva un po'. Per quanto in realtà probabilmente non lo iniziamo neanche lunedì, ci stavo riflettendo ora, perché la prossima settimana, se non ci sono cambi di programma, la prossima settimana di martedì sera vi direi di segnarvi, di save the date, come si dice, di segnarvi l'appuntamento, perché sto organizzando una live con un ospite che non credo nessuno di voi possa indovinare. È un ospite assolutamente estraneo al nostro mondo, quindi non aspettatevi videogiocatori, non aspettatevi youtuber. Però ecco, se mi conferma disponibilità, martedì sera aspettatevi un talk particolare, non domani, ma la prossima settimana. Quindi io vi ringrazio, vi ricordo che ci vediamo domani sera per un talk, mentre stasera avete Pokémon Soul Silver con la Nuzlocke, Purification e urla varie. E basta. È stato bello tornare. Come, in realtà è come non essersene mai andati, però ora sono molto più riposata, il che è molto bello. Ho la vostra attenzione, sono contenta. È una cosa che ho cominciato a organizzare il giorno del mio compleanno. E era da un po' che pensavo di farla, quindi sono contenta, sono contenta. Ah, qua devo chiudere, se no non posso chiudere la live. Quindi segnatevi martedì 25, ve lo confermerò comunque, però tanto segnatevelo. Vi ringrazio, grazie anche a Luke C1P8 che regala un abbonamento, il fortunato è Kenkami, quindi grazie mille del regalo. Io vi ringrazio, vi saluto. E buona serata, vi vedete stasera con Pokémon Soul Silver, la Nuzlocke. Basta. Ciao belli.